Un altro pesante blackout casalingo per l'Avellino che perde 2-0 contro il Picerno al Partenio. I Lucani praticamente nel secondo tempo hanno passeggiato. L'Avellino è durato sì e no un tempo, poi strada spianata per la rivelazione del campionato che si è confermata tale anche ad Avellino. Per il resto a Castellammare parte il nuovo corso, il secondo corso, Walter Novellino, terzo allenatore stagionale. La Gelbison si è inchinata a Sua Maestà il Catanzaro, che è stato aritmeticamente promosso con 5 giornate di anticipo, esatto, rispetto alla fine del campionato. Grande festa alla Rechi, vedremo delle immagini realizzate grazie proprio al nostro Luca Esposito. Il Giuliano si riscatta dopo un lungo digiuno, vince 3-1 a Monopoli e di fatto vede la salvezza. Cade invece la Turris 3-1 a Pescara. Non era certo una partita facile, insomma, è ancora lunga per la Turris la strada verso la salvezza. Buonasera, benvenuti a Focus Serie C. Saluto subito il centrocampista del Giuliano, Giuseppe Iglio. Ciao Giuseppe. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao E qui abbiamo naturalmente, come sempre, Annibale Discepolo e Luca Esposito. Angelo, buonasera a tutti. Ok, andiamo a vedere. Saluto di Luca. No, perché Siete un sennò, po' no, perché sennò poi messo. dice che No, lo buonasera. isoliamo, lo Non dico ghettizziamo. Andiamo a vedere i risultati. Andiamo a vedere i risultati di quest'ultima giornata che si è giocata domenica e poi già in attesa della prossima che è in programma dopodomani. Era la 32esima. Avellino Picerno 0-2. Sant'Arcangelo è un'autorete di Sottini. Crotone Viterbese 3-2, Gelbison Catanzaro 0-2, Iemmello e Brignola, come detto, Catanzaro promosso in Serie B, Juve Stabia Latina 1-3, molto pesante questa sconfitta, non solo perché è costata la panchina a Pochesci, lo abbiamo detto con il ritorno di Novellino, ma perché davvero la Juve Stabia è meno male, c'è da dire che ha fatto tanti punti all'inizio e a metà campionato, perché sennò veramente rischiava di trovarsi in una brutta situazione, condizione di classifica. Come detto, Monopoli Giuliano 1-3, una bella vittoria in rimonta dopo il gol iniziale di Starita. Monterosi Andria 0-0, Pescara Turris 3-1, Potenza Messina 0-1. Il Messina è il tipico plastico esempio di una squadra che con il mercato di gennaio ha completamente cambiato faccia e adesso, da quando sembrava spacciata, può davvero salvarsi. Cerignola Foggia, pirotecnico Derby Pugliese 4-2. Taranto Virtus Francavilla 1-0, ritornato al gol il Taranto, Luca dopo innumerevole digiuno, grazie a Tommasini. Taranto, prossimo avversario dell'Avellino, Capuano è in fibrillazione per questa partita, cerca gli ultimi punti salvezza proprio contro il suo vecchio amore, l'Avellino. La classifica la vediamo, Luca già scalpita per l'editoriale, vediamo prima la classifica. Catanzaro più 16 sul Crotone, 86 a 70, ma ormai poco conta perché il Catanzaro è promosso. Pescara 55, guardate lì il Picerno, splendido quarto con 53 punti, ha superato il Foggia 52, Cerignola 51, Monopoli 45, un terzetto che è molto interessante questa situazione, dopo l'approfondiamo per l'ottica playoff, Latina, Virtus Francavilla, Avellino 42, Juve Stabia e Potenza 41, Giuliano e Taranto 40, Messina 36, in questo momento il Messina è salvo. Gelbison 35, Turris 34, Monterosi 33, Viterbese con l'Andria 26. In questo momento Viterbese e Gelbison, quel playout non si giocherebbe perché vedete sono più di 8 punti tra la penultima e la quintultima, si giocherebbe solo Turris Monterosi. No, superiori ad 8 già non si gioca. 9 in poi. 9, sei 9 in sicuro? poi, 9 in poi. Ma lo dice stasera No, dopo, casomai anche con l'aiuto di Enrico e Lucia andiamo a verificare questa situazione. Comunque è davvero in bilico, insomma, quel playout. Adesso 8-9 è davvero in una situazione di grande incertezza. E va bene, mentre l'altro invece è più scontato, sicuramente, l'altro playout da disputare. Intanto, parola a Luca Esposito, l'editoriale. È stata una settimana orribile per le squadre campane, fatta eccezione per il Giuliano che riesce invece a vincere, anzi voglio iniziare proprio dal Giuliano che merita proprio, al di là che è qui un suo tesserato, però un Giuliano che ha fatto comunque un girone d'andata perfetto, ritorno un po' così così, è chiaro che dopo la sconfitta contro l'Avellino nel derby
doveva esserci la scossa, altrimenti sarebbe stato davvero difficile anche per il Giuliano, però ecco, la partita che al limite è più difficile riesce a farla facile, quindi riesce a vincere a Monopoli, quindi una, ormai la classifica credo 2-3 punti, la salvezza è cosa fatta. Poi tra l'altro sabato ci sarà uno scontro diretto contro il l'Andria, quindi scontro salvezza, perché l'Andria purtroppo, bisogna dirlo, è ancora in lizza per i play-out. Mentre quindi complimenti al tecnico di Napoli, al direttore sportivo e alla squadra, perché davvero è al presidente Mazzamauro che comunque ha investito, ma soprattutto vanno gli applausi da parte di tutti, perché un Giuliano che ha sempre giocato fuori casa non ha mai giocato in casa, quindi chapeau. Mentre l'Avellino, l'Avellino purtroppo non è riuscito l'unplan agli Irpini dopo 3 partite in casa, giocava la quarta e purtroppo il Picerno ha dimostrato di essere più squadra, no più squadra, gioca a calcio meglio dell'Avellino, e questo è un dato di fatto, ma è la cosa più umiliante per questa squadra che è stata costruita a gennaio con rinforzi, Mazzocco, ricordiamo D'Angelo, ricordiamo anche Marconi, eccetera. Poi si aspettava qualcosa in più, anzi anche io avevo detto che poteva essere una protagonista nei playoff. Purtroppo non è così, sta davvero deludendo, anche perché il gioco latita davvero per quanto riguarda l'Avellino. Credo che sono giuste le contestazioni da parte del pubblico all'indirizzo dell'allenatore e del direttore sportivo. Io non sento di criticare la società, perché la società ha fatto un investimento immane a gennaio e quindi va, secondo me va rispettata. Mentre le altre, se parliamo di... Se Atene voglio dire piange, Sparta non ride, e purtroppo la Juve Stabia, ci risiamo, non ride. Purtroppo l'hai detto tu prima, meno male che ha fatto i punti nel giro d'andata, altrimenti sarebbe stato davvero difficile. Cambio allenatore, terzo allenatore anche qui, e quindi la situazione non è facile, però credo che ormai la salvezza è davvero un pass, è un obiettivo davvero deludente, perché almeno si sperava che quest'anno, almeno quest'anno, potesse centrare i playoff, anche se ripeto, non è tutto ancora perso, perduto, è un punto, tutto può ancora succedere. Mentre la Turris non era a Pescara che doveva fare la partita, vincere la partita, adesso ha uno scontro importante sabato, cioè arriva il Messina e qui è chiara e decisiva, se vinci qui ti tiri fuori, se perdi sei destinato a fare i playout, anche se come squadra, come roster, io non avrei, diciamo, puntato all'inizio del campionato che, su questo andamento negativo da parte della squadra. E chiudo, Jebison, da Jebison secondo me ha il calendario più difficile delle pericolanti, delle campane, e rischia davvero tanto, anche perché dopo la brutta prestazione contro il Catanzaro, chiaramente non è contro il Catanzaro che devi vincere, per carità di Dio, però almeno bisogna tentare di salvare il salvabile, però uno spiraglio è entrato a cavallo dopo mesi e mesi ed è stato pericoloso in un paio di occasioni, in un paio di circostanze, quindi che credo che possa essere proprio il Caccavallo l'uomo decisivo, secondo me, perché è un recupero importante. Allora, chiariamo, i play-out non vengono disputati se al termine della regular season il distacco in classifica tra la penultima e la quintultima è superiore agli 8 punti. Quindi sono 9 totali. Allora. Quindi in questo momento il play-out Jelbison-Viterbese non si giocherebbe, la Viterbese sarebbe retrocessa direttamente in Serie D e la Jelbison salva. Okay. Se il campionato finisce 9 punti, no, okay, no, no, se è superiore punti, agli 8 punti, quindi 9 punti non si fa. Esatto, non si disputano. Okay, va bene, tra un attimo coinvolgiamo anche Annibale e Giuseppe. Vediamo però prima il servizio, il consueto servizio con il treno dei gol delle campane. Vediamo. E questa era la carica giallorossa alla Reghi. Intanto non comincia bene l'avventura verso Euro 2024 dell'Italia, naturalmente c'è tempo, però al Maradona l'Inghilterra è avanti 1-0 grazie a un gol di Rice al 13esimo. Vi terremo naturalmente aggiornati. Allora Giuseppe, avete rotto questo incantesimo, no? Una vittoria fondamentale sul cammino della vostra salvezza, col duo d'attacco scatenato prima Sorrentino, poi la doppietta di Salvemini. Vado a memoria, non vincete in casa da dicembre e non vincevate una partita da gennaio, se non sbaglio. Insomma, quando è stato a Torre, quanto è stato importante ritrovare i 3 punti proprio in questa fase cruciale del campionato? Sicuramente è stato un passo importante che abbiamo fatto, perché ci voleva dare una smossa a questo periodo, ma...
D'altronde le prestazioni ci sono sempre state, abbiamo fatto sempre delle ottime partite, anche se i risultati ultimamente dicevano altro, ma siamo contenti di questa vittoria. Anche perché poi è una vittoria non facile, arrivata in rimonta dopo il gol iniziale di Starita su calcio di rigore che adesso abbiamo rivisto, è vero anche agevolata dall'espulsione dall'espulsione del centrocampista, mi sembra, del Monopoli. Ancora eravate nel primo tempo che vi ha un po' spianato la strada, no? Sì, però sì, comunque sì, no. è stata comunque una partita difficile, perché subire un gol dopo pochi minuti fuori casa non è mai facile poi ritornare in partita, e noi siamo stati bravi su questo aspetto e abbiamo portato la vittoria a casa. Sì, perché poi il Monopoli soprattutto in casa ha sempre sfoderato prestazioni importanti, ha anche provato a raddrizzarla sotto 2-1 ancora con qualche occasione. Tra l'altro, così come la sconfitta con il Latina è stata fatale a Pocesci, questa sconfitta con il Giuliano è stata fatale a Pancaro, è saltata anche la sua panchina a Monopoli. Annibale, invece, le dolenti note dell'Avellino, insomma, questa squadra, adesso io inizio a pensare, non so se sei d'accordo con me, che il valore di questa squadra sia questo. Insomma, è stato sbagliato anche in passato chiederle di più, pensare di chiederle di più. Ottavo, decimo posto, da questo credo non ci discostiamo, no? Secondo me c'è un problema, è inutile girarci intorno, oltre che psicologico, perché è anche comprensibile visto il momento, no, dell'Avellino, ma io credo che ci sia un problema soprattutto di ordine fisico, di tenuta atletica. L'Avellino gioca bene anche contro le grandi per 20 minuti, massimo 25, poi si siede letteralmente. E quindi questo credo sia un dato negativissimo che dovrà imporre a Rastelli di trovare una soluzione nel più breve tempo possibile, perché non tutto è finito, ci sono i play-off, sappiamo benissimo che è un mini campionato a parte, fermo restando dalla posizione che sarà importantissima, con la quale l'Avellino chiuderà la regular season e che ovviamente le consentirà, nel caso di una buona posizione, ma io credo che fino a questo punto già sarebbe un grosso successo entrare, farli playoff, e dicevo, a secondo della posizione che occuperebbe poi al termine della regular season, per l'Avellino varrebbe il jolly, nel caso di una buona posizione, ripeto, di giocare meno partite possibili, e questo credo che sia fondamentale per l'Avellino di questo momento, anche se devo dire che probabilmente una partita secca, perché nei playoff ci sono le partite secche, potrebbe dare dei risultati sorprendenti, fermo restando che credo che questa che è una squadra che si debba, per quanto mi riguarda, rifondare totalmente, ma a tutti i livelli. Sei d'accordo? Sì. Io, allora, scusami, se mi hai l'assist, secondo me di andare via sia l'allenatore che il direttore sportivo, perché quando in una squadra di calcio il presidente mette a disposizione, soprattutto ha capito di aver sbagliato, non aver investito a luglio, e poi ti trovi a gennaio con giocatori come Marconi, che è un giocatore signor calciatore in Serie C, riesce a convincerlo, perché se è vero che Avellino è una piazza importante, una piazza che attira, una piazza che comunque convince di per sé, però il direttore sportivo ha fallito, e quindi credo che io me ne sarei già andato, che fossi Luca Esposito, il direttore sportivo dell'Avellino, sarei già andato via. Ma anche lo stesso tecnico parla sempre di motivazioni, dobbiamo ritrovarci, allora, dobbiamo... Cioè... vogliamo vedere le dichiarazioni di Rastelli e poi le commentiamo, andiamo a vederle in grafica. Commentiamo una sconfitta e fatico a trovare una giustificazione, ottima prima parte, ma ad un certo punto ci siamo disuniti, ci sono situazioni in cui bisogna essere decisi, diventa difficile riequilibrare quando vai sotto, è un'annata particolare, una stagione che dobbiamo valutare dando il giusto peso a tutto. Così Massimo Rastelli, vai, prosegui Luca. No, questo volevo dire, nel senso che è un'analisi assurda, un'analisi sbagliata, perché lui si deve assumere responsabilità, perché la squadra, ripeto, io ho visto anche contro Giuliano, se non fosse stato per le espulsioni di Zullo, aveva creato anche di più fino a quel momento. Creato, in Giuliano il primo tempo è stato equilibrato, poi quel calcio di rigore aveva tagliato le gambe, anche se, ripeto, l'errore l'ha fatto il centrale del Giuliano,
regalando il quarto gol a Tuncarabia, Son, come si chiama, che fa giustamente... Però forse lì la partita già era finita. Sì, però non puoi fare quello, l'ha fatto anche se l'ammare. Un giocatore senti, che non fa giocare meno in Serie D. Io so... Sì, è un giocatore, non me ne vogliono quel Giuliano, dove con esperto come Scogliamiglio ci vorrebbe un altro giocatore vicino a Scogliamiglio. Biason io lo vedo distratto, a volte mi dispiace dirlo, però non mi convince. Forse non è pronto. Senti, io so che tu ti stai anche un po' informando su quale potrebbe essere il nuovo corso, no? Tecnico dell'Avellino e la società sta pensando anche alla figura del direttore generale, anche da questa trasmissione l'abbiamo detto tante volte, serve un elemento che faccia da collante tra la proprietà e la squadra, tra il tecnico e la squadra. E questo può e deve essere un direttore generale. Dal cilindro tirerà fuori uno stellato, non voglio dire niente. se fai il nome. Giuseppe, voi l'avete incontrato. Allora facciamo una cosa, restate con noi fino alla fine, io alle 10:25 vi do il nome del nuovo direttore sportivo. Prima. Dire solamente che è quasi un grande chef stellato. Ora ovviamente chi ha appassionato di cucina potrebbe... È un caso di omonimia, immagino. Non lo so, insomma. Sicuramente non è Cannavacciuolo. Giuseppe, voi l'avete incontrato da poco, l'Avellino. Quella partita avete perso, però Luca credo ne desse una lettura giusta. Non avete affatto sfigurato, demeritato, anzi probabilmente fino all'1-1, fino all'espulsione, avevate creato anche di più. Che impressione ti ha fatto questa squadra così sfilacciata? Così anche disarmante nel momento in cui va sotto, colpi cerno, non c'è stata praticamente reazione. Io penso che ovviamente è una grande squadra, penso che debbano dare tempo comunque al mister di... Siamo finiti il campionato. Bisogna dare più tempo agli allenatori di lavorare con un gruppo. È da ottobre l'allenatore qua, non è che è arrivato a gennaio, a ottobre ha fatto anche il mercato di gennaio, quindi voglio dire, gli alibi fino a un certo punto, secondo me. Certo. Però io penso che bisogna dare un po' più di tempo all'allenatore di poter lavorare con la squadra e penso che alla lunga si vedranno i risultati. Quel tempo che magari tante volte a Giuliano è permesso avere, ad Avellino un po' meno, probabilmente anche questo, no? Influisce. Certo. Ma... Senza nulla togliere una piazza come Giuliano, però diciamo le aspettative ad Avellino sono sempre molto elevate, diciamo così. Sì, sicuramente sì, sono due piazze differenti, ma comunque a Giuliano sono apprezzano il nostro lavoro e cercano di farci migliorare e comunque si aspettano comunque un buon calcio e buoni risultati. Certo, anche non aspettavi credo l'Avellino così in basso e con 3 sconfitte in casa su praticamente 4 partite, insomma. A 2 punti giusto. Non te l'aspettavi? No, però l'ho detto prima, bisogna comunque dar tempo alla squadra e penso che alla lunga possa dire la sua in questo campionato. Mancano 5 giornate alla fine. Mancano ancora i playoff. I playoff rischiano di non andarci così. Se perdi a Taro non ci vai in playoff. No, volevo dire che vi do un numero che è praticamente la fotografia di un campionato molto molto strano. Innanzitutto escluderei totalmente quello che tu sostenevi, Rastelli se ne va. Rastelli costa molti soldi e sicuramente non se ne va. E poi, come giustamente diceva lui, la società ha investito su Rastelli, possono andare via gli altri, i giocatori sicuramente no. Io aspetterei di vedere come finisce la stagione, perché poi non so se tu o non raggiungi i playoff o non fai una bella figura nei playoff, hai la forza di ripartire da Rastelli. E dobbiamo vedere come finisce la stagione. Volevo dire una cosa, che sia un campionato stranissimo. È il tutto condensato in un numero che è il 25, dall'inizio del campionato, se Natale. Non mi sbaglio sono Natale, ecco, sotto l'albero sono saltate 25 teste, addirittura una di queste Max Ganzi prima dell'inizio del campionato. Questo la dice lunga, prima ne parlavamo a microfoni spenti, la Turris ne ha cambiati 4. Sì, di allenatore. È il quarto adesso, Fontana. Quindi, insomma, rendiamoci un po' conto di quello che sta succedendo. Questo sicuramente non assolve l'Avellino, perché come dicevi tu è una piazza pretenziosa, è una piazza che vuole di nuovo il grande calcio, ritornare sui grandi palcoscenici,
Ma questo purtroppo attualmente credo non sia possibile, a meno che non ci sia una rivoluzione a 360 gradi. Io ti dicevo, il valore della squadra è questo, oramai ottavo, decimo posto. Io però devo dire una cosa, lui giustamente, tra colleghi si dice, io poi sento anche gli allenatori, no, nelle nostre conferenze stampa post-gara, vincono perché vincono, e per tutti quanti dicono, Avellino, una grande squadra, sì, grandi nomi, a grandi calciatori. Io francamente, in campo, i grandi nomi, i grandi calciatori. È un po' un cliché questo. Non li vedo, anche perché i grandi nomi, i grandi calciatori, qualcuno dovrebbe fare gol, insomma, e siamo ancora in via di Trotta. Trotta, scusate, quando fece la domanda a Trotta, pensavo che avessi fatto la domanda, chissà. Trotta, purtroppo, è una annata disastrosa questa da Avellino. Grande nome, un grande calciatore, l'abbiamo collegato via Skype. Grande nome, sì. Buonasera, anche grande calciatore. A, no? Calciatore. Buonasera, Antonino Ragusa, attaccante del Messina. Buonasera a tutti. Allora, in studio abbiamo Giuseppe Iglio, centrocampista del Giuliano, Annibale Discepolo e Luca Esposito. Prima, parlando della classifica, Antonino, dicevo come il Messina sia l'esempio plastico di come il mercato di gennaio possa cambiare una squadra, una società, perché è arrivato Lo Giudice, è arrivato Raciti, sono arrivati fior di giocatori, e avete rivoltato come un calzino questa squadra. In questo momento il Messina sarebbe salvo, a dirlo tre mesi fa sembrava un'eresia. No, sì, assolutamente, diciamo c'è stata una piccola rivoluzione. Quindi sono stati fatti degli acquisti mirati, degli acquisti giusti, e devo dire anche che ho trovato un gruppo a Messina comunque predisposto al lavoro e predisposto alla sofferenza, che era il periodo peggiore da vivere. Quindi diciamo ci sono stati, da gennaio in poi si sono incastrate tante piccole cose che hanno fatto sì di poter risalire la classifica. Senti, lo hai incrociato sulle corsie dei campi da calcio, Giuseppe Iglio? Forse no. No, non vi siete mai incrociati, no, Giuseppe? No. Forse no. Sono più piccolo di lui. Più piccolo in questa stagione, non avete ancora giocato contro col Messina? Con Giuliano io ho firmato il giorno prima. Ah, vedi? Vedi, esatto. Guardate, dal 31 di gennaio ha firmato con Messina. Esatto. Dopo parliamo un po' anche della carriera di Giuseppe. Arriva dal Milan, Monaco, Primavera. No, di Giuseppe. Ah, Giuseppe. Adesso parliamo anche della carriera di Ragusa. Ma dopo voglio andare anche su quella, seppur più breve, di Giuseppe, perché vanta giovanili del Milan, Monaco, insomma, no. Poi Turris e adesso Giuliano, però già un bel pedigree. Vai per Antonino, Luca. Antonino, innanzitutto sabato uno scontro davvero di altissimo spessore. C'è la Turris, si va a Torre del Greco, sicuramente è uno scontro salvezza per entrambe. E cosa va più paura di questa squadra, se c'è? Qual è il reparto? Non so se avete parlato nello spogliatoio tra di voi, qual è il reparto che maggiormente fa più paura al Messina, se c'è, chiaramente. E poi 31, hai parlato tu prima del Messina, ecco, come mai hai scelto Messina? Questo ritorno al tetto natio, perché tu sei proprio messinese, se non ero, quindi è stata più una scelta di cuore. Beh sì, la scelta Messina sicuramente ricade sulla vicinanza a casa, su avvicinarsi più possibile a casa, quindi ci sono stati anche dei presupposti che hanno fatto sì che si incastrasse la trattativa, perché comunque mi hanno offerto un anno e mezzo di contratto. Quindi ci sono, diciamo, i presupposti per poter continuare, poi nel calcio non si sa mai, però diciamo tutte le offerte che mi erano arrivate prima le ho declinate, perché comunque non mi interessava tanto il progetto e la situazione in cui si trovavano le squadre. Quindi, ecco, Antonio, Antonino, è un grosso rischio, perché il 31 dicembre il Messina era all'ultimo posto, cioè cosa ti ha convinto, al di là del direttore, il nome, una garanzia di Cragol, gli altri sono arrivati, cosa ti ha convinto al di là del ritornare a Messina? Però è chiaro, io torno a Messina sì, nella mia terra, però manco voglio fare brutte figure.
È stato proprio quello lo stimolo più grande, il non voler sfigurare e dimostrare a tutti che comunque siamo dei giocatori ancora vivi. Sento tantissime voci che giocatori a 30 anni sono già a fine carriera, quando comunque non è così, lo sappiamo tutti che l'età media di un giocatore per finire la carriera è più avanti, quindi sì. Diciamo, ho sentito tantissime cose che mi hanno stimolato ad accettare una sfida sicuramente difficile. E come dicevo prima, tutti gli altri piccoli dettagli che hanno fatto sì che si incastrasse bene la trattativa. Sì, ma per quanto riguarda... sei 90, non che sei 80, sei 90, quindi ha voglia, voglia. Appunto, è la stessa cosa che dico io, quindi diciamo, era anche una dimostrazione a tutte queste voci che si sentono in giro, non su di me, ma sui ragazzi, comunque sui giocatori della mia età, che sembra un po' che siamo a fine carriera a 30 anni, che non possiamo più dare niente a una squadra o al calcio in generale. Quindi diciamo, lo stimolo più grande è stato proprio smentire le voci. Sono d'accordo che il mercato sia cambiato, sia un mercato diverso, si punta più sui giovani, sono d'accordissimo. Però credo che ci sia bisogno di giocatori di esperienza in una squadra. Ho fatto solo Gratulis. Ma io ho fatto prima la domanda, io fa rispondere. Sì, ricordare, dopo ti faccio rispondere sulla Turris. Fammi ricordare, abbiamo visto le immagini intanto della vittoria del Messina a Potenza. Tanta Serie B nella carriera di Antonino, Regina, Ternana, Pescara, Vicenza, Cesena, l'Acme tra il 2016 e il 2018 in Serie A con il Sassuolo, 25 e 30 presenze, ma poi ancora 25 presenze nel 19-20 con lo Spezia in B e 30 con il Brescia nel 20-21, insomma, poi anche 15 l'anno scorso a Lecce, no? Con la cavalcata da gennaio a giugno verso la promozione. Annibale, insomma, un gran pedigree anche di Antonino Ragusa. Annibale, ma tu devi rispondere. Dopo ti faccio staccare la domanda, si può dopo la domanda. Non lo guarda, so. Allora, innanzitutto, cioè, voglio dire, innanzitutto sei da cartellino giallo, perché sei entrato a gamba tesa. Ma se ho fatto una domanda, hai fatto tre domande. Non ho mai visto una domanda frazionata. C'è una domanda, poi risposta la rispondo dopo. Hai fatto fate voi. Hai fatto tre domande in una, volevi fare anche la quarta, mi hai bruciato le domande, vabbè, ma non fa niente. Allora, innanzitutto complimenti a Ragusa, insomma, non è piaggeria, parla la sua carriera e parla la sua professionalità e la sua fame da gol. No, devo dire che il Messina all'andata era un'altra squadra con un altro allenatore che a me piace molto, quindi non mi puoi rispondere, ma mi piacerebbe anche capire perché una squadra, questa potrebbe essere, ecco, la domanda te la formulo fra poco, però no, volevo farti complimenti perché questa squadra che è quart'ultima in classifica, poi in sostanza è la quarta insieme al Monterosi e al adesso è sest'ultima. Sest'ultima, però è la quarta insieme al Monterosi e al Francavilla come numero di gol. Cioè, voglio dire, insomma, non è poco. E ti volevo chiedere, ma secondo te, no, questo Messina che ha fatto quello che doveva fare al mercato riparatore di gennaio, evidentemente ha riparato bene perché i risultati vi stanno dando ragione. Ma secondo te com'è possibile che una squadra come l'Avellino, una squadra blasonata che fa investimenti sul mercato, compra fior di giocatori e poi insomma è ferma lì in un limbo, non sa se va sopra, se va giù, e sono a rischio, speriamo di no, lo dico per l'Avellino, soprattutto per i tifosi. È una squadra che non sembra avere quella identità che il numero di calciatori, ma la qualità dei calciatori che sono stati acquistati le dovrebbe dare. Secondo te che succede in una squadra? Te lo chiedo perché voi avete fatto il contrario. Nonostante ancora, fallo rispondere, è un'aggiunta, nonostante che il Messina ha cambiato tutta la rosa, voi avete fatto quattro giocatori e non vi siete trovati. Hai messo la ciliegina. Sentiamo Antonino, vai. Ma credo che siano dinamiche difficili da capire, nel senso è più una domanda specifica per qualche giocatore dell'Avellino magari che vive la situazione dall'interno.
C'è anche da dire che il girone C è, credo, il girone più difficile tra i tre, è il girone più imprevedibile, tant'è che possiamo fare il confronto tra Avellino e Messina, che togliendo il mercato, che sicuramente sì, ti dà una grossa mano, però ci sono partite secondo me troppo difficili e imprevedibili. C'è un campionato comunque lungo dove avere continuità è difficile. Credo che all'Avellino, ecco, sia mancata soltanto quella, la continuità dei risultati, perché comunque è una rosa forte, ha dei giocatori importanti, quindi avere secondo me una continuità di risultati avrebbe aiutato molto la squadra per consolidarsi, diciamo, nel gruppone dei playoff. Però hanno qualità, hanno un buon allenatore, una squadra forte, quindi secondo me riusciranno ad entrarci a piena regina. Allora dai questa benedetta risposta a Luca Esposito, così lo mettiamo tranquillo. No, no, Antonino. La domanda aspetta, quale domanda? No. La Turris, aspetta. Se la ricorda? Vai, te la ricordi. Sì, cosa temi della Turris sabato, Antonino? Può essere una partita della svolta per entrambe le squadre? Lui se l'augura per la sua squadra. Se vince uno... Sicuramente arrivati a questo punto della stagione è una partita importante ma non fondamentale, perché comunque poi ne mancheranno altre 4 e sono sempre 12 punti in palio e sono tantissimi. Stiamo studiando la Turris sicuramente, però da quando sono arrivato io a Messina le partite sono state tutte le partite sono state difficili e tutte saranno fino alla fine, perché fin quando non avremo comunque la certezza dell'obiettivo non ti potrai mai rilassare, quindi per noi, come per la Turris credo, le partite saranno difficili da qui alla fine. È normale, sarà uno scontro diretto, tra virgolette, perché se non sbaglio siamo a distanti 1-2 punti, e quindi sarà una partita difficile e importante per tutte e due, però non sarà fondamentale, perché come dicevo prima ci saranno altri punti. Mancherà Leonetti, mancherà Leonetti, si teme stagione finita per lui. Io vi voglio fare veramente gli auguri, perché insomma siete una squadra che sta dimostrando di meritare sul campo quello che avete puntato, cioè alla salvezza. Però tu giustamente dicevi mancano 5 gare e quindi praticamente 3 per 5 sono 15 punti. Però secondo me l'esame, oltre il primo, quello con la Turris, ne avrete altri 5 altrettanto difficili, perché 4, perché ospiterete il Foggia, poi andrete a giocare a Picerno, che è una delle squadre, non dico sorpresa perché già ce l'ha dimostrato già l'anno scorso, poi ricevete la Juve Stabia, che pure insomma ha i suoi problemi, e poi l'ultima partita è con il Taranto di Eziolino Capuano. Quindi voglio dire, una bella sfida fino all'ultima giornata per resistere. O no? Sì, assolutamente, come dicevo prima sono tutte difficili, da quando sono arrivato, vista la classifica del Messina, non ci sono mai state partite facili per noi e non ci saranno fino alla fine, visto il calendario e vista la situazione in classifica, quindi sarà una guerra, una battaglia fino all'ultima giornata. Perfetto, grazie allora ad Antonino Ragusa, grazie all'ufficio stampa del Messina. Grazie Antonino. Grazie a voi. Ciao, arrivederci. Allora andiamo in pubblicità leggendo un paio di messaggi prima. Aspetta, devi aspettare. Speriamo, devi però, aspettare. No, detto, in bocca al lupo, speriamo che no, perché il Messina si sa, i playout li fanno tra. Facciamo così: tra Turris. Io e Ragusa giocano la prima partita contro l'anno prossimo, ancora in C, sia il Giuliano che il Messina. Va bene? Questo no, è l'augurio. Cosa? No, perché si sa il Messina, vede la classifica. Tra Rudy, c'è ancora il Taranto. C'è ancora il Taranto lì. Vabbè. Allora, non serve il direttore generale nell'Avellino, serve solo che la società dica in modo chiaro e perentorio il DS e allenatore rimangono in sella un altro anno. Bisogna avere pazienza e aspettare volando basso, senza dare false illusioni, e poi si vedrà, scrive Giancarlo d'Avellino. Io intanto ve lo ricordo il numero, so se è passato già in sovrimpressione per SMS e WhatsApp. Stasera non abbiamo la possibilità di collegamenti telefonici. Buonasera, bisogna mandare via Rastelli e prendere di nuovo Taranto.
taurino, scrive questo no, tifoso. Io sono d'accordo con questo tifoso, sai perché? Addirittura. Perché, no, io sono stato, io ero contro taurino, però visto e considerato che... però taurino, voglio dire, ha fatto malissimo, però visto come sta facendo Rastelli, è meglio richiamare taurino, perché Rastelli ha avuto più opportunità, più chance rispetto a un taurino. E io vorrei vedere adesso a taurino con questa squadra. Questo va detto. Allora, stai dicendo che la Avellini è forte, tu però ti devi mettere d'accordo. Ragazzi, l'altra volta hai detto il contrario. Se no io mi alzo e me ne allora vado. No, aspetta, perché io non posso, no, no, perché tu questi battibecchi sempre in procinto della pubblicità. Ti vede, perché io non ho detto, no, che, allora ho lui detto dice la Avellini ha buoni giocatori, non ha gioco. Perché allora è diverso. Basta così, dire che io fermi tutti. Allora si mette male per l'Italia, l'Inghilterra avanti 2-0 all'intervallo. Kane, Harry Kane su rigore al Maradona. Va bene, ci fermiamo un po' per la pubblicità. Giuseppe, tu non farci caso, sono sempre così, non ti far inibire, mi raccomando. A tra poco. I commenti delle pause pubblicitarie, se possibile, sono spesso anche più belli del caos che succede ogni tanto in trasmissione in diretta. Ecco, per esempio qui c'è il volume ancora troppo alto, non l'ho abbassato, scusate. Allora, facciamo così, andiamo a vedere, dicevo, di questa particolarità legata ai playoff. Vogliamo vedere innanzitutto ad oggi quale sarebbe... Quale sarebbe il playoff virtuale limitatamente al girone C, e poi vediamo una particolarità che riguarda proprio l'Avellino. Allora, il primo turno, che si gioca il 30 aprile, in questo momento vedrebbe di fronte Foggia e Avellino, Cerignola e Virtus Francavilla, Monopoli, Latina. Al secondo turno, il 3 maggio, sempre il playoff del girone, entrerebbe il Picerno, che affronterebbe in casa l'Avellino se passa il primo turno giocando però allo Zaccheria a Foggia. In caso di parità al termine dei 90 regolamentari, prosegue la sua corsa nei playoff la squadra meglio classificata nella regular season. E poi via via, nei playoff nazionali, al primo turno entrerebbe il Pescara, al secondo turno il Crotone, e poi andiamo con l'altra slide... perché questo limitatamente al girone C, perché qui abbiamo l'eventualità che si arrivi a parità di punti all'ultima giornata, e prendiamo il caso attuale che già esiste. Latina, Virtus Francavilla e Avellino hanno tutte 42 punti. Perché ottava, nona e decima? Perché nella classifica avulsa comanda il Latina, vedi lì, con 8 punti. Virtus Francavilla e Avellino sono in parità a 4, quindi Latina vince la classifica avulsa e si aggiudica l'ottavo posto. Per stabilire la nona e la decima posizione, a questo punto si seguono i seguenti criteri. E pensate che differenza reti negli scontri diretti tra Virtus Francavilla e Avellino sono pari, entrambe meno uno. Differenza reti, scontri diretti tra Avellino e Virtus, entrambe zero, ancora pari. Altro criterio, differenza reti dell'intero campionato, ancora pari, entrambe sono a meno due. A quel punto il quarto criterio è i gol fatti in campionato, ed è davanti la Virtus Francavilla che ne ha fatti 41 mentre l'Avellino 39. Ecco perché la Virtus nona, decimo l'Avellino, che oggi incontrerebbe il Foggia fuori casa, dovesse passare quel turno, incontrerebbe il Picerno sempre fuori casa. C'è proprio niente da fare. Dobbiamo sempre un po' rinnovare i contenuti. Avete preso Bombini. Questo per dire quanto però sono importanti anche le piccolezze, no, Giuseppe? Sì, i dettagli. Se si deve arrivare addirittura a un quarto criterio per stabilire chi ha fatto meglio nella regular season, bisogna guardare i singoli dettagli anche di una partita. Certo. Quanto un gol in più o un gol in meno può essere importante, fondamentale, utile. Questo fa capire anche la difficoltà di questo girone, infatti vediamo la classifica dei playoff, sono tutte lì, quindi da qui alla fine del campionato può succedere di tutto ancora. Vuoi sapere la mia? Sì. Io se dovessi arrivare al decimo come l'Avellino, giusto non li farei proprio i playoff, sinceramente. Io non li farei proprio i playoff, voglio dire. Ma io non li farei proprio i playoff, perché è stato un anno davvero disgraziato. Ma scusa un attimo, una squadra che spende un sacco di soldi e si ritrova addirittura quasi fuori dai playoff. Ogni partita è una storia a sé. È vero che è un percorso, è un cammino in salita, con due trasferte all'inizio, la prima peraltro a Foggia, un ambiente caldissimo, partita secca,
con il ricordo eventualmente della partita dello scorso anno, seppur quella si giocò al Partenio, però insomma ci siamo anche un po' divertiti a quello che poteva essere al momento un ragazzi, playoff virtuale. Dobbiamo stabilire una cosa, dobbiamo essere giusti, cioè chiaro che noi siamo obiettivi, però noi ci fa piacere se l'Avellino va in Serie B con gli spareggi, arriva in finale, noi siamo contentissimi. Attenzione, noi siamo realisticamente, parliamo di un campionato davvero sbagliato da parte dell'Avellino, perché purtroppo io, se leggo la classifica del Picerno, che è una squadra gregare di giocatori normali, ha addirittura 11 punti in più rispetto all'Avellino, ho detto tutto. Eh sì, allora a proposito di Avellino, così chiudiamo, la squadra oggi ha svolto una seduta pomeridiana, i biancoverdi dopo una prima parte di riscaldamento hanno lavorato prevalentemente con esercitazioni tattiche, poi hanno concluso con una partitella a tema. La buona notizia è che Pasquale Pane è tornato ad allenarsi in gruppo, si era fermato dopo quello scontro con Scognamiglio proprio nella partita col Giuliano, aveva saltato il Picerno, invece Simone Benedetti salterà il Taranto a questo punto perché osserverà ancora qualche giorno di riposo e cure fisioterapiche in attesa di nuovi accertamenti, e poi ci sono i lungodegenti Aia e Dall'Oglio che proseguono con le terapie, insomma, per smaltire i rispettivi infortuni. Annibale. Sì, devo dire che questa è un'altra situazione che insomma apre molti, molti punti interrogativi, cioè questi calciatori che si fanno sempre male e non sono quasi mai disponibili, cioè questo non è un attenuante per Rastelli. Però devo dire che, ritornando, poi ci siamo persi un po'. Io volevo intervenire, lo faccio sulla adesso. Sulla grafica? Sì, sulla grafica. Enrico ce la rimanda. Sì, bisogna, secondo me, decriptare un passaggio di Rastelli. No, dovresti mettere la grafica... Ah, le parole di Rastelli. Delle parole di... Esattamente. Guarda, a un certo punto dice, ci siamo disuniti, ci sono situazioni in cui bisogna essere... Decisi. E quindi c'è questa, un po' molle. Esattamente, cioè non se la prende con qualcuno in particolare, però insomma fa capire che è una squadra che probabilmente non gioca con la tranquillità necessaria, oltre al gap che citavo poc'anzi, di una condizione atletica perfetta che non c'è e che, non dico tutti, ma gran parte dei calciatori non riescono a come dire, ad esternare. Penso a quel bellissimo gol servito da Trotta, ti ricordi? Ne parlammo la penultima trasmissione. A Matera, sì. Esattamente, a Matera, un passaggio proprio al platino, neanche di oro, al platino in un corridoio pazzesco, e Matera fece quel gol. Ok, poi la domenica successiva, cioè l'ultima, che è successo? Una grandissima occasione, ghiottissima occasione all'inizio gara, quindi uno diceva sta stanco, è stanco, ha una problematica con la quale sta combattendo Trotta, non è un attenuante, questo glielo dobbiamo riconoscere, ha un dolore insomma abbastanza fastidioso, però viva Dio, insomma, un'occasione del genere, la palla la butti dentro, e stavamo parlando dell'Avellino che avrebbe superato la prova del 9, cioè 3 partite, 9 punti, e purtroppo non c'è riuscito. Apriamo anche un po' il discorso delle altre. Buonasera amici, meno male che è tornato Novellino a Castellammare, vorrà sicuramente bene alla Juve Stabia. Un saluto al grande Esposito, invece all'opinionista che faceva voli pindarici sull'Avellino. Solo questa sarà la nostra soddisfazione, battervi discepolo, forza Stabia sempre. 2 mesi buttati con Pochesci, era d'accordo il grande Esposito. Poi scrive, come state correndo, calma, già siete sicuri di questo, però non ho capito a cosa si riferisca. Dico la verità. Aspetta. Buonasera ad Antonio da Santo Stefano del Sole, vorrei tanto vedere giocare Gambale, Marconi, Russo insieme. Che ne pensate? È vero, Gambale è finito un po' in naftalina, no? Gambale che secondo me è un calciatore sul quale si potrebbe puntare, anche perché necessariamente per quello che stanno offrendo gli altri, con problematiche fisiche ma anche con poca convinzione, io penso che, credo che Gambale abbia tutte le carte in regola per giocare. No, però volevo dire una cosa. Ceccarelli? Sì, sì. No, Ceccarelli del Picerno, voi l'avete dato
L'Avellino è dato in prestito pagandolo al Picerno. Cosa ha fatto Ceccarelli? Ha fatto l'assist e il gol. Così avete fatto con Maniero e così avete fatto con gli altri. Maniero, vabbè, insomma, vabbè. Vabbè, fatto 10 gol Maniero. Allora, l'amico si iscriveva sugli accoppiamenti playoff, state un po' correndo. No, semplicemente ci siamo divertiti un po' anche a variare i contenuti della trasmissione, se no siamo costretti sempre ad ascoltare Luca Esposito. Dimmi, Annibale. Volevo dire una cosa, che credo che il tifoso di Castellammare scherzi, voglio dire, perché noi siamo ovviamente campani, e ci fa piacere che tutte le nostre squadre indistintamente insomma centrino dei risultati, che siano i playoff, che siano soprattutto la salvezza, perché vogliamo che giochino di nuovo tutte quante il prossimo allora anno. L'amico faceva riferimento a Walter Novellino. Andiamo a sentire un estratto della conferenza stampa di presentazione del tecnico, ripeto, il terzo tecnico della Juve Stabia quest'anno a Castellammare. Per lui è un ritorno, perché c'era già stato in una parte della passata stagione. Novellino. Castellammare ti rimane un po' sul cuore, no? Secondo me, un punto di vista. A me mi è rimasto e ho accettato subito di sì. Ho accettato perché credo in questa squadra, una squadra che ha fatto benissimo. Le difficoltà secondo me sono un attimino psicologiche, mentali, eccetera eccetera. Io dico che noi iniziamo a fare questa partita, poi vediamo cosa succederà. Io sono venuto con grande entusiasmo, già conoscevo alcuni giocatori. Al di là di questo, credo che è una squadra che è un po' in discesa. Dobbiamo fermare questa discesa, no? È come la borsa, no? Dobbiamo cercare di intervenire. E allora, questo paragone finanziario, Annibale, ti convince Novellino a Castellammare? Beh, devo dire che tentare non nuoce, e quindi averlo richiamato... Certo, con Pokesh, insomma, la misura era abbastanza colma. Era una Juve Stabia purtroppo inguardabile, però pensavo ad una... facevo una considerazione mentre ascoltavo Walter... Ma guardate un po' il calcio come strano e che cosa regala. Sabato c'è Potenza, cioè scusami, Juve Stabia Potenza. No, parlavo dell'Avellino. Ah, ok. Taranto Avellino, quindi c'è un incrocio tra Eziolino, Capuano e Rastelli. La partita successiva, un altro ex anche dell'Avellino, come Eziolino Capuano, Juve Stabia, insomma, veramente è bello anche per questo. Poi ovviamente sarà un'operazione ancora... nostalgia per Novellino. Esattamente. Luca, neanche ti chiedo insomma cosa pensi di Novellino, figura. Non mi fa parlare. Ma figura, ma già immaginavo. Io sono contro Novellino, contro il rientro dopo anni di Novellino, perché se vi ricordate non fece bene a Castellammare Novellino. Quindi credo che al di là dell'annata sbagliata anche a Castellammare, mi dispiace per i tifosi che sono sempre così appassionali, mi dispiace questa scelta sbagliata, come è stata sbagliata quella di Pokesci, anche perché chiaramente tu prendi l'allenatore a 5 già dalla fine, no? Che può fare? Cosa può fare? Una squadra non Vabbè, è sua. Qui si tratta di aggiustare la stagione nella parte finale, di chiudere bene, però secondo me il progetto sbagliato, mi dispiace per il direttore sportivo che si deve assumere le sue responsabilità, di Bari, che l'abbiamo avuto qua, amico nostro, però anche sulle le sue colpe, perché poi ci deve spiegare, ha detto che a fine campionato ci spiegherà per il motivo per il quale Colucci è andato via, perché chiaramente prendere Colucci e passare a Pokesci, caro direttore, l'hai scelto tu o l'hai scelta la proprietà? Anche perché ricordate sempre, il direttore sportivo è sempre il direttore che paga, perché è il direttore che dovrebbe sulla carta scegliere l'allenatore, e quindi passare da Pokesci, poi avete preso Novellini, ormai secondo me la salvezza è un passo, non credo che dovesse davvero la Juve Stabia, credo che l'obiettivo è quello di salvarsi, fare la comparsa sulla banca, non ci credevo, sì, però voglio dire, prendere Novellino,
Novellino, cioè a 5 giornate alla fine, non ha senso. Cioè Pochesci andava mandato alla seconda, alla seconda partita persa, allora si prendeva un allenatore che aveva più tempo. Ma secondo me si dà svolta. Luca, loro possono ancora salvare l'obiettivo playoff, che non è poco. Ma sì, una compassata. Ma no, che io invece credo. Credo che la scelta Novellino, fammelo dire, sia in ottica playoff. Secondo me, perché lui è uno quadrato, ragazzi miei, non rischia molto, si accontenta dell'1-0, sì, e poi ha un'esperienza. Se Luca Esposito fa la squadra, faccio una squadra di tutti i giornalisti, pure arriviamo in playoff. Cioè, nel senso che i playoff sono talmente, per me, è una cosa, una regola sbagliata, il fatto di estendere fino al decimo i playoff. I playoff erano belli ecco, 2-3 anni fa, quando erano 5, è fuori dai quando playoff, erano 5 le squadre dovevano fare i playoff, no 10 ci entrano tutte. Senti, ragazzi, ma se dobbiamo fare la comparsata come hanno fatto con la Supercoppa, le Supercoppa adesso, con la Coppa Italia, la vincitrice, tutto per fare spettacoli, Luca, e prendere intanto sabato ci sta, cioè, Potenza Juve Stabia a 41 punti tutte e due, e quindi voglio dire già vanno nei play, se riescono Giuseppe a fare il risultato. Giuliano, prego, stasera. Giuseppe, facciamolo parlare un po'. Allora, il Giuliano l'abbiamo visto lì in classifica 40, giusto? 5 giornate al termine. Un rapido calcolo, secondo te Giuseppe quanti punti mancano per la salvezza matematica? Penso che 3-4 punti dovrebbe essere il numero perfetto, penso 43-44 punti. Abbiamo ancora a disposizione 5 partite, quindi penso di... diremo il massimo per tutte le partite, e il nostro obiettivo è fare più punti possibili. Ti posso fare una domanda? Certo. Girone andato, no? Avete fatto un campionato quasi perfetto, no? Avete, diciamo, eravate la sorpresa addirittura nei playoff, no? Addirittura quarta, sì. Ecco, poi cosa è successo? È chiaro che è un po' come succedono un po' le squadre che vivono i campionati di Serie D, vanno in Serie C e fanno la prima parte bene, così avete fatto voi. Cosa è successo nel ritorno? Prima Giuliano ha detto, Angelo ha detto che una squadra che non vince in casa da dicembre col Foggia, il 3-2 al Foggia, l'ultima partita, ecco, vinta in casa. Come vi spiegavate nello spogliatoio questa debacle di risultati? No, semplicemente che è stato un periodo dove non abbiamo raccolto quello che seminavamo, perché noi comunque anche le partite dove abbiamo perso, abbiamo pareggiato, comunque abbiamo fatto grandi partite e ci sono state delle mancanze con degli infortuni, e poi come voi sapete meglio di me il girone di ritorno è sempre tutto un altro girone. Quindi però penso che stiamo facendo comunque un grande percorso. Certo. Ma detto, scusami, forse anche un po' di appagamento, un po' inconscio, un po' fisiologico, no, naturale, magari non voluto, no? Appagamento, ma no. Vedervi lì su, in classifica quando magari la stagione era partita con ambizioni di salvezza, no? Per noi vederci lassù ci rendeva solo orgogliosi. Ha detto bene, la squadra gioca vero e mi piace, io mi diverto, è vero, anche con la Pellina abbiamo detto, sì. Ma anche a Castellammare fece una grandissima partita, a Castellammare non meritava di perdere, eppure perse, e nonostante... Allora, io la linea telefonica è attiva perché abbiamo un tifoso, aspetta, sentiamo prima il tifoso, buonasera. Pronto? Ecco. Sabino, che da più di un mese non riesce a contattarmi. Sabino, ci siamo anche un po' preoccupati. Ma guardi, io ho chiamato, ma nessuno rispondeva al numero 800. Vabbè, dai. L'importante è adesso, dimmi. Certamente. Come diceva Baglioni, la vita è adesso. No. Dai. Che cosa dire adesso? Adesso dobbiamo solo dire una cosa importante, che veramente sono andato a Monte del Cine, la squadra, il presidente e il direttore, perché io onestamente l'avevo detto già da settembre che questa squadra avrebbe avuto un declino, perché tecnicamente lasciano a desiderare. Se vogliamo parlare di calcio, parliamo di calcio. Se vogliamo parlare poi così di fortuna o tanto per parlare un altro discorso, ma questa squadra attualmente rischia grosso.
può sembrare strano, ma voi vedete il distacco che c'è in classifica tra le prime 3-4 squadre e quelle che poi vengono dietro? Cioè vuol dire che è un campionato tutto livellato verso il basso. Ed attenzione che le squadre che sono in zona veramente retrocessione scendono con i coltelli. E poi vorrei dire, Presidente, scusatemi, ma seppure rimane in 16 questa squadra, ci rendiamo conto che cosa sarà il girone di Serie C l'anno prossimo? Ci potrebbe essere Cosenza, Catania, lo stesso Benevento. Dobbiamo continuare e quindi o facciamo i seri e facciamo... No, naturalmente, però insomma anche gli altri nomi che hai fatto come Cosenza e come altre squadre, ci sarà ancora il Crotone se non sale attraverso i playoff. Appunto. Il Foggia. Appunto. Senti Sabino, Luca Esposito insomma aveva mancanza di te, gli mancavi. Io soprattutto per le tue citazioni in latino. Certo, certo. Certo. Bene, faremo allora noi diciamo che in tua assenza ci ha pensato lui, non con gli stessi risultati. Bene, allora io ne dedico una esatto. A Luca Esposito e una al presidente, che è questa: quando non fece barberini, quello che non hanno fatto i barbari distruggendo Roma, l'hanno distrutto i barberini, famiglia nobiliare, trasformando Roma in città barocca, la città di marmo. Grazie Sabino. Buonasera a tutti e ciao, grazie. Ciao. Buonasera. Ciao Sabino. Questi barberini. Sì, no, questo va molto di voga in questo periodo. Senti, ma aspetta, c'è la bella storia di questo Retegui che è stato convocato dalla nazionale e ha segnato. Quindi l'Italia sa, al suo esordio, al 56esimo minuto, 2-1 quindi per l'Inghilterra, si riapre la partita al Maradona. Retegui su assist di Lorenzo Pellegrini. Chiudiamo un attimo il capitolo del Giuliano, voglio far sentire un attimo Salvemini nel post partita di Monopoli e poi ti faccio intervenire prima della pubblicità. Sentiamo Salvemini. Nonostante in questo periodo i risultati sono venuti meno, però il lavoro settimanale, le partite la domenica forse meritavano qualche punto in più, qualche episodio si è sempre girato a nostro sfavore. Quindi oggi magari abbiamo raggiunto il top, no? Però io penso che fino alla fine mancano 5 partite. Siamo sempre partiti dall'inizio stagione dicendo che il nostro obiettivo è la salvezza, che non è che ci nascondiamo. Sappiamo che il giro di ritorno è un altro girone, ora abbiamo 40 punti, non so quanti punti è la salvezza. Per il nostro obiettivo adesso rimane quello, poi se riusciamo ad arrivare più in alto, quello è tutto di guadagnato. Lunghezza d'onda di Giuseppe, dimmi Annibale. No, volevo dire che ritornando al Giuliano, io devo dire la verità che è una squadra che a me piace, insomma, come mi piaceva l'anno scorso la Turris, tu lo sai Luca. Il Giuliano mi piace, è una squadra che gioca al calcio e secondo me diverte e gioca pure senza apprensione. Allora mo ti volevo chiedere questo. Nello score delle ultime 10 partite avete fatto 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Secondo me sono troppi i pareggi. Però quello che ti volevo chiedere, le uniche 2 vittorie sono state con la Turris a Torre del Greco e poi col Monopoli l'ultima a casa del Monopoli. Cioè è una squadra formata trasferta questo Giuliano o no? Ormai ci siamo abituati a giocare fuori casa perché noi non giochiamo mai in casa, quindi ci troviamo sempre fuori casa, quindi dove vinciamo, per noi è sempre fuori casa. Tu hai parlato dei pareggi, troppo pareggi, proprio questi troppi pareggi che si trovano lassù, perché troppo tante sconfitte che ha, se non fossero stati i pareggi non stavo in quella, perché Taranto Docet, quindi che significa? Significa anche il pareggio in questa Serie C mediocre e aiutava. Ma io credo dobbiamo andare in pubblicità, okay. Perché già per le intemperanze di Luca abbiamo sforato ampiamente i tempi, ci ritroviamo tra poco. Allora, rieccoci, Luca Esposito nel weekend, costa dirlo, è stato prezioso perché ha fatto davvero un bel lavoro alla Rechi di Salerno
e andiamo a vedere le immagini targate proprio Luca Esposito. Vedi anche le immagini della festa del Catanzaro. Quanti erano, Luca? 10.000 erano? Più o meno 9.000, sì. 9.000, 10.000 sì. Tifosi giallorossi. Annibale, un commento, insomma, dopo ascoltiamo anche 10 secondi di Noto, del presidente Noto, una vittoria strameritata, mai in discussione, anche su questo dobbiamo dare atto a Luca Esposito, sì, che l'aveva pronosticata già da settembre, mai promozione fu più meritata. Assolutamente, facciamo i complimenti a questa squadra che veramente ha meritato dall'inizio questa volata e questa cavalcata vincente e direi proprio meritatamente. Luca ovviamente ha vinto una delle sue battaglie, ha azzeccato una delle sue, sì, hai azzeccato una delle tue ipotesi, però sì, vedo sì, che potrebbe trovare un lavoro alternativo. Lo vedo, vedi sono molto Luca Esposito, hai la mano ferma. Complimenti, guarda, complimenti. Tanta bravo, festa, bravo Luca, bravo, Luchino. Ma anche con la stabilizzazione del telefono, mi dice Enrico. Ma guarda un po', sì, è bravo. Hai visto? Enrico, questo mi toglie il posto. Guarda, non era facile. Per entrare lì ho detto ero un... Hai detto che ti riconoscono tutti, ho fatto il mio lavoro e adesso non speriamo gli altri. Ho approfittato comunque, ero lì. Scherzi. E ho approfittato comunque di prendere un po' approfitti sempre. Giuseppe, su questa vittoria del Catanzaro nulla questo, nulla da dire, no? La vittoria è assolutamente meritata, con un campionato mai in discussione, no? Sì, penso che comunque è stata allestita una squadra non da Serie C, che ha dei giocatori che comunque sono forti, hanno un curriculum importante per una Serie C, e quindi... Già forti poi dalla programmazione dello scorso anno, ricordiamo in semifinale eliminata dal Padova, giusto? Sì. Eliminata dal Padova. E, insomma, con le firme di Iemmello e Brignola hanno sancito questa promozione. Andiamoci a sentire proprio questi. Padova dove è andato lì? Al tuo amico. Andiamoci a sentire questi 10 secondi di Noto, come dire, al microfono di Luca Esposito, va? Al telefono. Finalmente, sì, l'aspettavamo perché sono 2 anni che arriviamo secondi, arriviamo lì per lì e finalmente ce l'abbiamo fatta, quindi siamo felicissimi. L'abbiamo raggiunto con largo anticipo, per cui siamo tutti contenti. Non a caso sottolineava dopo 2 anni arrivati secondi, insomma anche una perseveranza e una costanza, perché magari poi quando fai 2 anni secondo qualche cosa può traballare, può vacillare, invece loro hanno avuto la costanza di rimanere sul pezzo. L'importante è di confermare i Varini e gli 8 undicesimi, poi sono arrivati qua a gennaio. Cioè, io per esempio facevo i complimenti ad Alessio Curcio che è entrato, purtroppo il mister l'ha detto in conferenza, è un calciatore che insieme a Brignola mi dispiace di averli utilizzato col contagocce, perché sono giocatori importanti che possono fare bene, e Curcio infatti appena entrato non si vede, è stato lui il passaggio, perché fa dei passaggi, ha un tiro, ha dei, come dire, dei fraseggi di scuola, di alta scuola, perché comunque viene da una scuola come la Juventus, quindi è chiaro, però è stato lui a propiziare il secondo gol con un lancio millimetrico, geometrico, e complimenti anche a Alessio Curcio che comunque ha contribuito anche lui alla risalita in Serie B del Catanzaro dopo 19 anni. Sì, dopo velocissimamente rendiamo omaggio anche al Catania, che a sua volta è stato promosso dalla D alla C con la vittoria a Canicattì, giusto? Sì. 4-1 mi sembra. Però prima chiudiamo il capitolo delle campane andandoci a sentire, anzi meglio a vedere, le dichiarazioni di Fontana al termine di Pescara Turris 3-1. Nel primo tempo abbiamo corso pochi pericoli, nella ripresa abbiamo avuto una grande occasione, e in giornata in cui non riesci a esprimerti bene devi capitalizzare quello che ti capita, ma mi è piaciuto lo spirito e la voglia di reagire. Pesante però adesso questa assenza di Vito Leonetti, 9 gol in stagione per lui, e che con Maniero formava praticamente la coppia d'attacco della Turris. Però il Liguori di Torre del Greco deve tornare a essere il catino, soprattutto in queste partite. Quindi Torre del Greco, amici di Torre del Greco, andate allo stadio, tifate per la vostra squadra, perché è un momento difficile e secondo me
quando c'è anche l'apporto del pubblico. Poi io credo che il giocatore, tra l'altro lui faceva riferimento a Franco, Franco ha avuto l'occasionissimo nel primo tempo di segnare, perché fino al 60esimo la partita è molto bloccata, poi è stato bravo Franco, ha avuto l'occasionissimo che ha sprecato, è stato nostro ospite, cioè, bravo, e poi un'altra cosa, noi ci auguriamo davvero che la Turris possa risolvere questi problemi, perché una retrocessione sì, metterebbe fine poi anche l'avventura del nuovo del presidente Colantuono. Colantuono lì, perché chiaramente ha già dato delle avvisaglie. Ma proprio la prossima partita Messina, è veramente una partita all'ultimo sangue, crocevia della salvezza della Messina. Però c'è bisogno di fare lo stesso discorso un po' della Turris, no, se vogliamo. Purtroppo ha un calendario più, ho detto anche prima nel mio editoriale, ha un calendario più difficile rispetto alla Turris, andrà a Picerno, quindi ne parlavo a fine gara con l'allenatore Esposito che stava sul terreno di gioco della Rechi, e mi ha detto lui, noi cerchiamo di non è facile, ma ce lo tenteremo di salvarci, ma la cosa, no, la nota lieta è stata proprio, è stato il recupero dell'attaccante Caccavallo, che comunque già ha fatto vedere qualcosa di interessante, potrebbe essere lui l'uomo chiave nella salvezza, diciamo, della, che però della la Jefferson è la più penalizzata nelle partite che mancano. Antonio da Santo Stefano del Sole, ringrazio di cuore Annibale per essere sempre concreto nelle risposte, è un vero lupo, qui si consuma uno scontro anche nei messaggi tra Annibale e Luca, è bellissima questa cosa, perché c'è il tifoso di Castellammare che dice perlomeno ci salviamo con Esposito, e poi c'è il tifoso di Santo Stefano del Sole, lui è bellissimo, questo è bellissimo, lui è un derby che si gioca anche nei messaggi, il vostro lui è mieloso perché è il tifoso dell'Avellino, e quindi dice, invece sono reale, per me l'Avellino in questo momento io non fa fatica a fare i playoff, perché adesso sì. Ma non ce l'hai condannato, cioè, dopo che te ho capito, sei reale, non ripetiamo cose già dette perché abbiamo pochissimo tempo. Salutiamo Francesco Lepore, difensore del Lecco. Ciao Francesco. Ciao, buonasera a tutti. Allora, visto che ha tutta questa voglia di parlare, ti lascio subito Luca Esposito. Vai, Ce ne fanno manco respirare qua. Allora, ciao Francesco, innanzitutto ben ritrovato. Allora, come vanno le cose a Novara, nel profondo nord? A Lecco, scusami, forse Novara, nel profondo nord, a Lecco, perdonami. Questi qua ti assalgono, quindi ti fanno capire niente. Allora, come vanno le cose a Lecco? Perché comunque sta facendo un campionato davvero importante, non credo vinciate il campionato, perché comunque la Feralpi Salò ha 6-7 punti in più rispetto a voi, però questo non toglie che state facendo davvero un grande campionato. Ma nel calcio non si sa mai, ho visto perdere campionati a più 12, quindi fino alla fine ce la metteremo tutte, ci proveremo, poi vedremo cosa succederà. Stiamo facendo bene, siamo partiti per salvarci, però ci ritroviamo lì nelle prime posizioni e siamo contenti, bisogna continuare. Certo, 7 punti dalla Feralpi, no, e chiudevo, vai. No, ma dove gioca adesso? Il mister dove ti colloca? Perché io mi ricordo che a Nocera era attaccante con la Nocerina, adesso ti vedo ormai difensore, terzino. Ero partito da attaccante esterno, poi il mister Fontana, che ebbe una grande intuizione, mi mise da terzino destro e poi lì feci benissimo. Adesso sto facendo il quinto di sinistra. Ah, perfetto, quindi voglio dire bene. Anche per Lepore, prima abbiamo ricordato la carriera di Antonino Ragusa, certo. Anche per Lepore vale la pena spendere, insomma, una parola, tanta Serie B, soprattutto a Lecce. Lecce, lì probabilmente gli anni migliori, Francesco. Sì, è il sogno da bambino, diventare giocatore del Lecce e capitano. Questo è successo e sono felicissimo, ed è stata la mia un'esperienza molto molto bella e positiva. Senti, poi ti lascio ad Annibale Discepolo, è retorica dire che quando si avvicinano i playoff magari le squadre del girone C sono più favorite da un punto di vista ambientale, dal clima che si può trovare in un determinato campo del sud con una partita secca rispetto alle squadre del girone A e del girone B, che però forse hanno qualcosa in più dal punto di vista tecnico. Tu, dall'alto della tua esperienza, come argomenti questo, credo, non so se sei d'accordo con me, spesso forse è un po' un falso mito, che dici? Sì, sono d'accordo con lei, prima si sentiva di più il fattore campo, prima.
adesso un po' meno, sai, poi ci sono giocatori comunque che sono abituati anche a giocare queste partite qui e quindi una squadra vale l'altra, ecco. Annibale. Salve, innanzitutto complimenti per la sua duttilità, ecco, lei poi ha giocato sia al sud che al nord, però le volevo fare una domanda che esula un po' dall'analisi dei campionati, diciamo, di serie inferiore. Le volevo chiedere, ma secondo lei perché l'Italia non riesce ad esprimere attaccanti, diciamo, fatti in casa, e c'è questa corsa disperata, quasi fosse una moda, una necessità, anche un trend di puntare sugli stranieri. Secondo lei perché succede questo? Perché siamo dietro rispetto a tanti altri campionati, a tante altre nazioni, ma come mentalità, perché non puntiamo sui settori giovanili, non facciamo crescere i giovani facendogli capire anche la meritocrazia, no? Meritarsi, quindi dare ai giovani la possibilità di esprimersi. Perfetto. Senti, hai avuto modo di vedere ogni tanto come gioca Giuseppe Iglio? No, perché sta tanto il girone lui. Che c'entra? Ma come fa a vedere? Qualche partita la potrebbe vedere. Ma non ha poco senso quello che dice. Ma non è detto, Luca, non è detto che giochino gli stessi giorni a volte, quindi si mette a vedere oggi, lui da fa per Giuliano. Comunque noi ti consigliamo vivamente di vedere una partita di Giuseppe Iglio, va bene? Molto volentieri. Senti, io ribatto un po' sul tasto di prima. Tu naturalmente se di Lecce poi, no? Se deve ascolta, tu naturalmente hai detto che Lecco vuole giocarsi le sue carte anche fino all'ultimo per la promozione diretta. In chiave playoff, quali sono le squadre che più segnatamente rispetto al girone C temi di più in un eventuale scontro diretto? Ma il Crotone. Il Crotone. Ma forza la venire. No, c'è il Foggia, c'è il Cerignola, il Crotone. Crotone e Pescara. E invece un giudizio sull'Avellino in chiusura? Sarei mai aspettato un Avellino così in basso in classifica, e me lo sarei aspettato più alto, perché comunque ha dei giocatori importanti e all'inizio aveva anche, secondo me, un buon allenatore. E adesso c'è un altrettanto buonissimo allenatore di categoria superiore e spero che torni su. Grazie. Ok, Annibale, altro per Francesco? Va bene così. Grazie Francesco. Grazie a voi. Grazie. E grazie all'ufficio stampa del Lecco. Ciao, arrivederci. Ciao Luca. Ciao. Lecce, esatto, sì. Aspetta, ci siamo dimenticati una cosa. Il nome del papabile direttore. Dopo. Ti volevo dire, il fatto del... ho detto Novara perché doveva esserci un altro calciatore del Novara, ecco che ho detto Novara. Siamo stati un po' veloci con l'Epore, però insomma il tempo è... Perché lui ha sporato. Come diceva qualcuno, il tempo è tirante, quindi... È tirante. Esatto. Allora, siamo pronti? L'apostrofo di Annibale Andiamo. Discepolo. Vuole tarparmi a tutti i costi, ti faccio felice, sarà velocissimo, sarà a braccio. Allora, oggi è venuto ad Avellino il ministro Piantedosi e anche altri onorevoli, Conte, poi c'erano dei Casini, esattamente. La giornata si è svolta, veramente è andata a, tu lo sai benissimo perché c'eri, dalla mattina al pomeriggio. Devo dire che quello della mattinata è stato un incontro per il ricordo di un grandissimo uomo, un grandissimo poliziotto che si chiama, io lo ritengo sempre vicino a noi, Antonio Manganelli, che tra l'altro era un super tifoso dell'Avellino e spesso veniva, nonostante avesse impegni importantissimi, capo della polizia, spesso veniva a vedere le partite. Però di Antonio mi va di ricordare una cosa bellissima di cui oggi è stato testimone Franco Pastore, il notaio Franco Pastore, nella prima parte della giornata, che ricordava appunto la figura di Antonio. Io ricordo, perché Antonio era anche un grande cantante, un po' meno musicista,
però era un grande cantante. E beh, devo dire che quando è stato nominato prefetto di Palermo, accadde che, come tutti i giorni, si facevano le riunioni di redazione al giornale di Napoli. All'epoca era direttore Pasquale Nonno. Io partecipavo, perché ognuno poi diceva della sua redazione quali erano le notizie. Allora si parlò a Manganelli, di Avellino, di Casi, Antonio, grande cantante, disse Pasquale Nonno. Dico sì, quello cantava, è un grande cantante, c'ha un gruppo, i Rubins. No, e tu devi fare un pezzo. Dico, ma no, ma lascia perdere, quello magari si dispiace. No, feci un pezzo che venne titolato così: Manganelli, il questore che cantava nei night. E oggi ne parlavo anche con la moglie, una splendida signora che con la figlia, insomma, hanno partecipato. Il nesso con l'Avellino c'è, perché ti ha detto che era un grande tifoso. Ma senti, ma tu sei un disfattista. Allora, intanto sono all'ottantesimo, Italia-Inghilterra, sempre 1-2, sempre 1-2. Andiamo a vedere la top 11 di Luca Esposito. Che via che lo dai. Allora, allenata da Raffaele Di Napoli, Albertazzi in porta, poi Candellone, Ferrani, Calabrese, Berto in difesa, Felipe, Mastromonaco a centrocampo, Giuliano e Taranto, Salvemini, Iemmello, Merola e Malcore davanti. È un 4-2-4, si è sbilanciato così. Ma gioca mai col 4-2-4 Raffaele Di Napoli? No. Io ho messo il mister perché ha vinto fuori, e poi ho messo un 4-2-4, mica perché il mister deve forza fare il 4-3-3. Come schiera la squadra Rastelli, visto mo che ci troviamo, si parla di moduli, ti piace? No. Non ti piace, vabbè. Va bene, top e flop di giornata. Qui lo inviti a nozze, perché nel suo flop c'è Massimo Rastelli, che scende e sale invece un po' tutto quello che è l'ambiente catanzaro, no Luca? Abbiamo già detto, abbiamo parlato ampiamente sia del mister sia del Catanzaro. Catanzaro ha strameritato la vittoria del campionato, abbiamo detto a più riprese, invece Rastelli purtroppo ha fallito il progetto ad Avellino. Il borsino degli arbitri, andiamo veloci perché abbiamo ancora un po' di cose da fare. Luca De Angeli della sezione di Milano, che ha arbitrato Avellino Picerno, promosso, bocciato Paride Tremolata di Monza, che ha arbitrato Cerignola Foggia. Perché questa bocciatura, Luca? Tremolata non ti piace? No, perché ricorre spesso. No, questo è un arbitro che secondo me lo prossimo anno vedremo in Serie B, però ha fatto comunque una partita non facile sulla casa, attenzione, è un derby, però forse c'era un rigore al Foggia sul 3-0, poteva fischiarlo. Forse un po' influente probabilmente, però. Sì, vabbè, no, è terminato 4-2. Sull'economia della partita. Sì, no, 3-1, primo tempo, sì, poteva, però poteva darlo. C'era un palo di mano di Aric, giocatore del del Cisignola. Prossimo turno, dai, andiamo a vedere le partite in programma sabato, perché tra 48 ore, meno di 48 ore, si gioca Foggia Monterosi 14:30, Giuliano Andrea anche, Latina Crotone, Picerno Gelbison, Turris Messina e Viterbese Cerignola. Alle 17:30 invece Potenza Juve Stabia e Taranto Avellino con Capuano, insomma, che non sta nella pelle per questa partita. Il giorno di domenica, il 26, alle 14:30 Catanzaro Pescara e alle 17:30 Virtus Francavilla Monopoli. Giuliano Andrea, in 30 secondi, Giuseppe, che partita ti aspetti? Sicuramente una partita cattiva, perché comunque cerchiamo i tre punti sia noi che l'Andrea, e sappiamo benissimo l'importanza della partita e cercheremo sicuramente di portare tre punti a casa. Che si giocherà, oramai sarà così fino a fine stagione, ancora una volta ad Avellino, se ne parla probabilmente per l'anno prossimo a Giuliano. Annibale col Taranto? Beh, col Taranto secondo me è una partita molto difficile, perché è come se fosse un derby tra allenatori, diciamocelo. E quindi Ezzolino Capuano, che ha lasciato sempre un gran pezzo di cuore ad Avellino, lui lo dice sempre, si confessa continuamente, anche con Luca Esposito si confessano spesso tutti e due. Però ovviamente lui ci terrebbe a fare una bella figura. Il pronostico, io credo che l'Avellino possa fare risultato. Luca? Addirittura. Allora invece... No, Luca, velocissimo. No, perché sono... Vado a vedere Turris... No, ti chiedevo anche di Taranto Avellino. Vado a vedere la Turris, ok. Su Taranto Avellino... Taranto Avellino, io mi auguro che l'Avellino possa davvero
svoltare. Mi vuoi dire chi è il papabile direttore sportivo adesso? Allora, il papabile direttore sportivo, perché è un nome un po' strano, quindi l'ho scritto un po' strano. Ha detto uno chef stellato. Sì, uno chef stellato che ha un locale sul lago di Garda. Il locale sta a Modena, dai. E lui è proprio sopra. Luca, il nome. Questo è il direttore sportivo attuale della Pro Sesto, che è Cristian Botturi. Botturi. Io mi riferivo a Massimo Bottura. Prosesto che sta facendo un gran campionato. Certo, e insieme a Lecco sono le sorprese del Gione A. È vero. Allora, vi dicevo di Giuseppe, ma mi racconti un po' com'è stata questa esperienza prima nelle giovanili del Milan e poi nel Monaco? Sono state due esperienze importanti per la mia carriera, che penso che adesso è un punto di partenza adesso con il Giuliano. Ho fatto under 15, under 16 con il Milan e poi sono andato all'estero a Monte Carlo. Quando Mbappé però stava andando via, giusto? Sì, esatto. La stessa estate dove Mbappé è andato al Paris Saint Germain. Cosa ti è rimasto di quell'esperienza monegasca? Sicuramente una mentalità comunque diversa rispetto a quella dell'Italia, dove si punta comunque di più ai giovani. Comunque noi facevamo, io ho fatto l'Under 23 come adesso la sta facendo la Juve. Il gran premio l'hai visto almeno? Sì, sì. Allora, tu sei il 2001, te sei giovane, esatto. Però da tutti i rispetti a Giuliano, Monaco, Giuliano, più colpa tua o del fato, del destino? No, io penso che... non credo tanto nel destino, quindi... Ma poi appena all'inizio potrebbe esserci anche nel futuro il Monaco, no? C'è, capito, un parlare importante... all'inizio potrebbe esserci anche nel futuro. Io me lo auguro, quindi diciamo più un errore da parte tua forse di valutazione, di ambientamento, questo dicevo. No, errori... non lo so cosa intendi come errori. Nel senso... È tardi, sono le 10:30. Vabbè. No, è chiaro il discorso. Così chiaro. Però è anche vero che appena gli inizi della carriera... Esatto. Qualche rammarico, ecco, questo... Di non aver proseguito in Francia, dice Luca, no? No, io sono contento del percorso che sto facendo. Che stai facendo? Che stai facendo? Allora, abbiamo celebrato anche velocissimamente il Catania con una slide del nostro Giuseppe Andrita, eccola qui, 10 e Lodi, a proposito di Ciccio Lodi, è grande Giuseppe, fra i protagonisti di questa promozione del Catania che torna dopo appena un anno in Serie C, con la vittoria, lo dicevo, 4-1 a Canicattì. Ci sono anche delle immagini velocemente dalla pagina Facebook del Catania, eccola qui la festa che è scattata a Canicattì proprio con Lodi, con mister Ferraro che fa due promozioni in due anni, giusto Luca? L'anno scorso proprio con il Giuliano, bravo. E adesso si è ripetuto, si è confermato. Vabbè, a Catania si allenava Luca Esposito a Catania, poi andava in Serie C, voglio dire, questo che noi abbiamo avuto qualche settimana fa Sarau, sicuramente Ferraro fortissimo, e giovedì cercheremo di portare Lodi, ma poi ci sono tantissimi giocatori, la Zanzara De Luca, Sarau, Jefferson, la squadra che era un po' predestinata per risalire subito. Anche bravo, però aveva anche una corazzata. Aveva una corazzata, è vero. Ci fermiamo qui, siamo arrivati in fondo, nessuno l'avrebbe detto. Grazie a grazie a Giuseppe Iglio, ciao, grazie. E grazie all'ufficio stampa del Giuliano, Francesco Falzarano, grazie ad Annibale e grazie a Luca. Grazie a voi, buonasera. Ok, grazie in regia ad Enrico Coppola e Raffaele Perrotti. Con Focus ci troviamo giovedì prossimo, arrivederci.